Io e la mia collega Giuliana abbiamo deciso di organizzare il progetto seguendo tre fasi. Durante la prima fase il nostro obiettivo è stato quello di promuovere una conoscenza, una prima conoscenza tra i ragazzi che non si conoscevano affatto tra loro, comunque non tutti conoscevano tutti. In una seconda fase invece abbiamo preferito entrare più in profondità. Abbiamo cercato di creare dei momenti in cui potessero venire fuori i vissuti dei ragazzi, quindi le loro storie, per poi arrivare alla terza fase che abbiamo appunto realizzato, durante la quale i ragazzi hanno progettato e realizzato un'iniziativa. Ci siamo occupati di censire tutte le associazioni che hanno sede o che operano nel territorio di Pozzuoli, con l'obiettivo di far conoscere questa realtà che è sconosciuta. Ci tengo però anche a raccontare un'altra iniziativa alla quale abbiamo voluto lavorare insieme, appunto a questa dell'Opuscolo, ossia un video che abbiamo generato con i ragazzi proprio perché pensavamo di lasciare un prodotto che potesse essere visibile a quanti dopo di noi affronteranno queste tematiche. E il messaggio che abbiamo voluto comunicare è che sì, siamo tutti diversi, ma siamo anche uguali, possiamo scegliere di essere uguali nel momento in cui decidiamo di abbracciare e di perseguire dei valori, dei principi che sono universali. Il progetto ha fatto sì che ognuno di noi potesse portare a casa qualcosa di importante e ci ha fatto molto piacere vedere come questi ragazzi nel giorno libero, l'unico giorno libero della settimana, potessero riunirsi e partecipare a questo progetto. Ci ha fatto molto piacere che a volte alcuni ragazzi avessero difficoltà sia nello spostamento sia per quanto riguarda lo studio e ci ha fatto molto, diciamo, sorridere il fatto che alcuni ragazzi potessero venire con i libri e studiare nei mezzi per poter essere presenti al progetto. Proprio questo ci ha fatto capire che avessero appunto voglia di esserci. Questo progetto mi ha insegnato a relazionarmi con persone diverse da me, che hanno avuto anche esperienze diverse dalle mie e che provengono da culture diverse. La cosa più bella è stata quella di riuscire a sentirmi a mio agio anche se non conoscevo, diciamo, le persone che partecipavano e a cercare di far conciliare tutti i vari pensieri che avevamo riguardo al progetto per trovare una soluzione comune che potesse comunque mettere d'accordo tutti quanti. In questo progetto abbiamo conosciuto nuove persone e fatto nuove esperienze. E grazie a Annalisa e Giuliana abbiamo imparato nuove cose e nuovi progetti. Infatti abbiamo lavorato su un video e ci siamo divertiti un sacco.